Se sai far bene la spesa, il ristorante più buono del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata? Quattro prove: manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, salve pubblico, concorrenti in postazione, li vedo belli concentrati, la giuria concentrata lo è sempre. Fiammetta Fadda, Riccardo Rossi, Chiara Masi, conosciutissimi ormai. Siete pronti voi? Chi cucina per voi oggi? Beppe, viene da Catania, anche se il volo qua è arrivato un po' con il fuso orario perché è partito a Buenos Aires, poi vi spiego. Esatto. E Fabio da Milano. Allora, belli, l'ho visti belli pacati, seri e concentrati. Tre prove che vi danno i punti. La prima non li dà i punti, però chi la vince sceglie l'ingrediente o il piatto di quella successiva, quindi è importante. È di manualità. Allora, questo è tipo un colurgione, se c'è un raviolo di patate. Voi dovete impastarle, condirle, non importa tanto il sapore del ripieno, ma la forma e come viene chiuso, ok? È fondamentale. Tre minuti per farne uno. Via! Forse l'ho mangiata la Maddalena, forse. Come si chiama? Hai detto cocucciones? Colurgiones. Eh? Colurgiones. Colu. No. Con una U. Lur. Lur. Jones. Jones. Che è patate? Sì. Sì. Allora, però gnocco, non di pasta all'uovo, la sfoglia. Ah, gnocco di patate sardo, scrivo. No, chiamalo raviolo. Raviolo sardo di patate. Sì. Raviolo di patate sarde nate in Sardegna. Patate, iniziamo malissimo. Allora, in Sardegna un raviolo di patata. Possiamo sardo, dire che raviolo è una delle forme infinite di pasta fantasiosissime che si fanno in Sardegna, si conoscono solo quasi Malloreddus, ma erroneamente. Questo è magnifico. Sembra chiuso come il raviolo giapponese, quelli che cuociono al vapore, sì. Insomma, sì, che sopra viene un po' pizzicato. Molto molto buoni. Qua però un po' più. Come si fa? Col triplo burro fuso sopra e basta, no? Questo? Come lo cucini? Tu vedi le cose soltanto, se sono ripiene vanno al burro, se sono di grano duro vanno col maiale dentro. Cioè, c'è quelle cose, puoi farlo. Quelle quattro certezze che fanno tanto casetta, che uno sta, capito, tranquillo. Invece quello come si cucina? In mille modi. Ma farlo come vuoi. Ad esempio, un altro simile, però con pasta all'uovo, per farti un esempio, che è, si fa nel Mugello, classico, con le patate, diciamo di ripieno povero, ad esempio si serve con ragù, oppure domenica, oppure burro, salvia e noci, se all'ultimo minuto. Burro, salvia e noci, farlo come vuoi. Mi sta venendo anche fame. Vedi, burro, salvia e noci, ti viene fame. Ne basta uno, eh? Abbondiamo. Ascoltatelo, il ragazzo con la giacca bianca che è dalla vostra parte e dopo dovrà prendere le vostre difese. Suppellettili in porcellana alla tua sinistra. Mai fatti prima? Mai. Mai. C'è sempre la prima volta. Speriamo che la seconda sia migliore. Non è facile, eh? Io non me li ricordo, però forse è questo. Come forma? Sì, sì. Beppe vince la prova di manualità. Allora, due classici piatti e tipi di cottura. Allora, alla catalana o in crosta? Catalana. Catalana, più sì, ricca. Sì. È la catalana il piatto per la prova di abilità. Per fare una bella catalana trovate tutto ciò che vi serve dietro di voi, però avete soltanto 30 secondi per prendere un po' di tutto, altrimenti il campanello, ormai lo sapete, servirà per rientrare in dispensa anziché avere magari un aiuto dal sottoscritto. Queste sono le regole. Via, 30 secondi. Dai.
8 gamberoni, 8 scampi, 2 seppie medie, un limone, sedano, carota e cipolla, pepe in grani, un bicchiere di vino bianco, prezzemolo, una fetta di ananas e qualche fragola. Opla. È pericolosa sta dispensa. 3, 2, 1, stop. Completamente diverso, astice e pesce azzurro. 10 minuti per entrambi, via. Allora, ti dicevo di Buenos Aires, sì, a Riccardo, perché lui ha detto basta, basta lavorare nella moda, basta modelle. Dov'è che lavoravi anche il campo, cioè tutto cose del fashion, sì. È scappato, è andato a Buenos via, Aires. Via, fuggito. E ha aperto un ristorante. No. Che fai? Mi occupo di affitti per stranieri, ho degli appartamenti che gestisco direttamente, faccio tutto dalla A alla Z e mi diverto, è più rilassante, poi in Sud America mi piace. Noi sappiamo che Marcello dopo lasciamo tutto 5 minuti, eh? No, perché abbiamo conosciuto qua nella produzione un nativo del posto e lo vedo, sì? Molto rilassato. Sì, sì, sì. E quindi è una caratteristica. Quant'è che ti sei trasferito? Beh, fra una cosa e l'altra, 3 anni di vai e vieni, adesso definitivamente da 6 mesi. E questa geisha l'hai fatta là? Prima di partire. Per cuoche fiamme si viene via anche da Buenos Aires. Sì, prende, lui prende, è arrivato oggi riparte. No, ma è stato un caso, perché io avevo chiamato la redazione l'anno scorso. Poi sono partito e non sono potuto venire. Noi ti rintracciamo ovunque tu sia. E sono arrivato all'aeroporto in vacanza e mi hanno chiamato. Hai capito? Ma se una vacanza all'aeroporto è sempre una cosa carina. Io guardo. Sono arrivato in vacanza e all'aeroporto. C'è tutto, i bagni, le cose. Guarda, sempre l'hanno fatta con film. Aria condizionata, fissa. Allora, piano de hostess. Sì, dimmi una cosa, di che fai di ricetta che alla fine ci allora, interessa in realtà quello. Facciamo un contorno di pomodorini. Devi cuocere? No, non cuocere tutto praticamente freddo. Nulla, tranne questo che è già stato... Che è già sbollentato. Esatto. E usi il lampone? Uso il lampone, diamo un sapore un po' agrodolce. Anch'io nella mia metterò della frutta fresca. Allora, qua invece stiamo a Milano, fermi. Eh sì, per ora fermi. Sperando sempre di raggiungere lui a Buenos Aires. Ecco, vedi, siamo già in due che abbiamo già il biglietto pronto. Allora, lui vorrebbe fare, è convinto anzi, è sicuro definitivamente di fare il cuoco. Cioè, dopo l'alberghiera ha detto questa è la mia vocazione, già ha iniziato a collaborare con alcuni posti. Bene. E quindi, diciamo, abbiamo delle aspettative. Ci proviamo. Esatto. Con cosa provi a mantenerle le aspettative? Cos'è questa ricetta? Questa qui è... ho provato a immaginare di frullare piuttosto che fare la classica catalana che fanno tutti, di frullare e marinare il pesce. Prima frullo i pomodori con i vari contorni, con i vari ingredienti, poi marino il pesce per cambiare completamente la ricetta. Lo scotterai dopo? Leggermente in forno, perché sennò potrebbe essere... Avete ancora 7 minuti di tempo. Entrambi pochi ingredienti... semi di papavero e lime, timo per profumare di là. Allora, io darò una ricetta abbastanza classica tra poco, con l'aggiunta di qualcosina, mentre una catalana diversa la voglio da voi. Stesso giro, partiamo da fiammetta. Sì. Partiamo da lei, perché non sono una grande appassionata della catalana. Allora, io invece sì, adoro la catalana, la farei di scampi, ho visto che anche tu fai gamberoni e scampi. Scampi, però con l'aggiunta di frutta, io metterei sia il melone che... no, come frutta solamente il melone, poi finocchi, cipolla di tropea e pomodori. Quindi l'aggiunta del finocchio e del melone, in realtà, di creativo. Di Finocchio e cipolla è un po' il classico, sì, di solito, di base. Pierluigi e Piazza di Ricci a Roma, lo salutiamo, grazie. Se non si parla di primi piatti, lui c'è sempre il posto per andare a prendere. Ah, certo, si va lì, a Pierluigi. Ah, solita, grazie, due, arrivederci. Sì. Sai che è una delle cose più facili da fare alla fine? Dimmi, vabbè, tanto la dici dopo là. Dire. Sì, e fa anche molto chic, cioè, capisci a me? Infatti, due catalane, dai, due catalane, va benissimo. È molto chic, è molto confidenziale. Ah, scusa, ho capito. Vabbè, la dici in quella versione, poi quando vai là? Sì, infatti gli ingredienti li ho messi per due. Aspetta, bravo. Sentiamo fiammetta che non ama. Un pesce freschissimo, sì. Cioè che di solito il crostaceo deve essere freschissimo, vivo.
E io naturalmente preferisco l'aragosta, perché non sono una grande fan, soprattutto in queste preparazioni molto dirette ed elastiche. Trovo che l'aragosta è molto più delicata, e più anche saporita, più fine di sapore dell'astice. Che costa di meno? L'astice. Alla grande. Per favore, grazie. Anche lì sarebbe da parlarne un mondo, sì, perché gli astici adesso, se li prendiamo tutti dal Sud America, hanno un prezzo piuttosto basso. Se si parla di un astice magari sardo, costa quasi quanto l'aragosta. Sapete tutto. Io non vado a dare la mia. Sentiamo, non parlare a bassa voce che non ti sento. Come vai. No? Questa mica mi devono sentire loro. Poi dopo te la... Già, ecco. Aiutino. Stai lì, eh? Sì, non mi muovo. Portate ebollizione l'acqua, ci mettete dentro il vino, i bacchi di pepe nero, gli odori, lasciatene un po' per fare un piccolo contorno e fate una sorta di brodetto aromatico. Aggiungete il sale e ci tuffate il pesce per 3 minuti e basta. Lo scolate, lo incidete e lo servite su un'insalatina fatta dagli odori lasciati a parte e dalla frutta, che darà quel tocco di acidità e freschezza che pulisce la bocca tra un bocco e l'altro. Se volete fare una salsina, aprite 2 o 3 teste degli scampi, le spremete, aggiungete sale, olio e pepe, emulsionate il tutto e lo usate come salsa di condimento. Buona! Dimmi, dimmi! Mi puoi aprire l'astice? L'astice, grazie. Come ti serve? La polpa? Sì. Ok, allora facciamo una cosa. Un po' di pulizia. Domanda di rito. Non sei fidanzato? Ok. È di là? No. Sni? No? No, no, vado avanti e indietro. Poverina. Come si chiama la santa che ti serve? Non si dice. Non si dice, bene. Facciamo un po' di pulizia qui. Difficile, ma c'è. No, ogni tanto io parlo con Riccardo, perché Riccardo ha delle fidanzate sparse in tutto il mondo e so che è difficile mantenere questi rapporti. C'è la mail. Ah, un bel rapporto. La mail, comodissima la mail, eh. Natale, Pasqua. Quindi allora, diciamo che se uno si volesse fare una piccola vacanzina post-produzione, va bene così? Perfetto, grazie. Post-produzione, chiama. Quante ore sono di volo? 14. Che c'ho? Sì, un Vabbè, po' all'andata sono, sembrano... Sono 28. Sono meno che al ritorno, mentalmente. È al ritorno? È al ritorno, bisogna vedere se torno. Qua siamo fidanzati? No. Ma bensì sposati. Ah! Da quando? Da 5 anni. No, aspetta, rifalla. Da 5 anni. Cioè, da 5 anni. Ecco. No, perché se ti vede poi no, non vorrei essere mai responsabile. No. 5 no. anni. Si chiama Desta. Desta DESTA. Desta. Come le zeste di limone? No, Desta. No. Come Desta. L'Italia se Desta. Come l'Italia. A Desta, mazza, stupendo. Bello. Come nome. Mai sentito? Sì. Sì, perché mia moglie ha delle origini particolari, è metà etiope e metà eritrea. E quindi Desta. E quindi il nome arriva da sua nonna. Ma allora scusa un attimo, Ti ascolto. Cucinerà qualche cosa lei ogni tanto? No, lei è furba. Ah. Lei dice, vuoi fare il cuoco? Vai! Ha fatto in modo che imparavo io a preparare qualche piatto particolare e faccio io. Bello, no, lei è furba. Ci provo, almeno. Perché peccato, perché potrebbe influenzare un po' anche la tua visione culinaria. Io quando faccio viaggi all'estero torno e, anche se non voglio, comunque sia... Un po' le nuove ricette vengono influenzate da quello che hai appena provato, visto, eccetera. Potrei sfruttare l'occasione per andare a fare una bella vacanza da lui. Ed è due. E imparare qualcosa. È due, ricordo che sei sposato. Ho solo 4 appartamenti, facciamo... No, ora 3. Adesso ho preso una prelazione. Un minutino circa per impiattare. Per impiattare, ce la fai? Penso. No, faccela. Sì, ce la faccio, scusa. Ok, fantastico. Ci siamo. Adesso Riccardo, che si parla di catalana, parla il milanese. Fa anche il fighetto, guarda. Allora, il pesce scottato al forno. Mi piace questa versione, diciamo, un po' impoverita a livello di costo. Posso diciamo. Impiattare? Devi impiattare. Il tempo è scaduto. Ti do 20 secondi giusto perché... Basta? Finito. Perfetto, guarda. Questo è il pass. Per rimanere in tema, belli, entrambi sul nero. Chiaramaci. L'eleganza della catalana, inteso come classico, insomma, un po' sciccoso del menù. Interpretato mia, da Peppe paura. Con l'astice
diciamo in versione abbastanza classica, con l'aggiunta però di una salsa acidula al lampone. Allora, è molto buona. Secondo me c'è un rispetto totale proprio del tema della prova, che è la catalana. Ovvero, non solo nel vederlo, ci sono gli ingredienti fondamentali, non è stata stravolta, diciamo, la ricetta. E in più l'aggiunta del lampone, che secondo me dà una freschezza e una dolcezza, in questo caso necessaria. Molto buona. A me piace molto la frutta, sì, con la catalana. Sì. Ricordiamo anche gli amici a casa che Chiara Maci, quando sente parlare di Sud America, gli viene l'occhio a cuoricino. Sono rimasti due appartamenti soltanto, quindi. Ora uno. Vabbè, diciamo che cambi lavoro, non c'è più appartamenti, vabbè. Allora. Mi faceva più paura, invece no. Buona. Alla fine è assurdo che questo lampone messo in minime dosi, e rassicuriamo, sì, gli amici a casa. Ora, loro mi hanno detto che era lampone, se no uno. Però dopo dice, che strano, gli è cascato un po' di zucchero dentro. Però mo, no, boh, invece, è l'acidità che senti che ti hai piace. Hai l'acidità del lampone. È come se tu mettessi quasi un aceto. È talmente evidente. Buono, bravo. Mi piace perché la tua bocca ti ricorda quell'acidità che magari mangi in un'insalata. Sì. Pomodoro necessario. Per semplificare, benché non sia corretto, prenderò col cucchiaio. Presentazione molto scenografica. E peraltro indovinata, perché delle volte invece si vedono questi con le chele in su, che trovo di cattivo gusto, molto indovinata. Sapore con una freschezza notevole data dal lampone. Se tu avessi messo la fragola, questo va ripetuto, perché tutti questi frutti rossi, la cosa importante è la nota acidula temperata, infatti c'è un ottimo aceto di lamponi. Bene la cipolla, che è abbastanza delicata, e la patata che ammorbidisce. Ottimo piatto. Io dico una cosa anche per chi volesse farlo a casa: il lampone, visto che hai i semini dentro, se viene frullato, quindi si frulla anche il semino ma non viene schiacciato, questo comincia una reazione di inacidimento, quindi se lo fate, fatelo all'ultimo, altrimenti verrà molto acido. Questa è la versione pesce azzurro marinato e poi scottato, servito con una sorta di gazpaccino? Sì. Ripetiamo. Possiamo. Che c'è nel bicchiere? Nel bicchiere c'è il pomodorino frullato e poi passato, c'è dell'olio, sale, aceto, in modo tale da ricordare gli ingredienti della catalana, e poi in contorno abbiamo messo del papavero, è così, papavero, okay, è tanto per. Molto buono anche questo. La cosa curiosa è che a vederlo ovviamente non ti viene in mente una catalana, però nel momento in cui lo gusti proprio ti esplode il sapore del pomodoro, della cipolla, quindi secondo me è un'ottima idea creativa per rivisitare una catalana in chiave anche molto più essenziale, molto più semplice. Tra l'altro l'idea di lasciare il pesce un po' più crudo, perché è una marinatura leggerissima, secondo me è molto molto carina da rifare anche con altri pesci. Questo è un pesce che, a differenza di quello, comunque, per spiegartela in paroloni, così ti preparo, sa di pesce. No, in senso positivo, è un gusto, è un completamente diverso da un crostaceo. Ah, ho capito che dici. Il pesce azzurro è più forte. Faccio così, forte. Faccio prima, no? Ah. Buono, più delicato si può dire? Non lo so, io mi fido di voi. Sì. Buono, più sofisticato secondo me, senz'altro. Però mi sembra anche questa una buona idea. Faccio assaggiare Fiammetta, poi, visto che mi ha messo la curiosità. Beh, certamente una interpretazione molto innovativa, sia per il fatto dell'uso del pesce azzurro, che non è così scontato, sia per il fatto della marinatura, che è molto virtuosa col pesce azzurro, e poi anche l'idea di questo, che è una salsina, no? Sì. Certamente non è che uno la voglia bere, io metto anche
Oddio. Buono, anche da bere. No. Sì, questo è più avvicinabile perché la cipolla non fa parte necessariamente dell'insieme, a me la cipolla cruda per esempio dà fastidio se non è stata prima temperata per i suoi sapori. Un piatto, devo dire, molto innovativo e anche molto buono, un'interpretazione interessante del pesce azzurro che raramente vedo, anzi quasi mai. Bene, viva Grazie. Il pesce azzurro. Gessetto rosso per Peppe. Qual è il piatto tipico a Buenos Aires? Che mangi, anzi quello che mangi tu? Carne, la parigia, che è carne di tutti i tipi. No, mi preparo, capito? Sì, sì. Questa invece è la versione col pesce azzurro e Vladimiri d'accompagnamento. Voti belli alti, 14 a 13 per Fabio. Bravo. Faccio spiegare due cose di cosa vuol fare da grande e mi faccio spiegare bene dove è posizionato l'appartamento. Noi pubblicità, torniamo subito. Bentornati in studio a Fuoco e Fiamme, due ragazzi dalla mano lesta in cucina, bei voti. 14 a 13 la prima gara, si parlava di catalana, adesso scegli tu, Fabio. Rafano o tartufo? Beh. Tartufo. Ma sì! Ma Rafano, forse non so neanche cos'è. Te lo spiego io dopo perché è importante per il tuo lavoro. È il tartufo l'ingrediente base della prova di creatività. Tartufo nero. Quello c'è, tutto il resto è dietro di voi. 30 secondi per ricettarlo, ricordo, creatività alla prova. Via il tempo! Allora, se a Buenos Aires c'è un tartufo, non credo. No, tante altre no, cose. No. Allora, cosa prendi? Pochi ingredienti. Manca qualcosa. Cos'è? Farina, sì. Pepe, latte, aglio. Qua abbiamo carciofini, uovo, formaggio, vaniglia, carne, pan grattato e burro. Ancora un attimo? Sì. Sì, c'è ancora un attimo di tempo, 5 secondi. Cos'è questo? Formaggio. Stop! Che formaggio è? Penso sia tipicamente di queste parti. Ok. Laziale. 10 minuti. Via! Allora, prima volta, se non erro, che abbiamo il tartufo a Cuochi e Fiamme. Può darsi? Diciamo prima e ultima volta, ecco. Beh, no. Diciamo così. Beh, prima e ultima. Che c'hai col tartufo? Anche questo ti dà noi. Ma no, dicevo era una battuta sul budget. Prima no, e perché volta. Quel tartufo nero non Tira è un po'. Non è molto. Scherzo. Non è molto costoso. Il nero? No, quello no. Molto versatile anche, sia sulla carne, oddio, sul pesce dipende come si utilizza, perché è un po' forciato. Il pesce crudo è buono. Diciamo che è versatile perché lo puoi mettere o su un tagliolino o su un... È nero questo, e basta. Tepe nero, bianco, burro, bianchetto. Burro, arrivederci, basta, finito. Bicchiere di champagne, ciao, arrivederci, no? Bolla? Rosso, bianco, cascati. Fa tutto da solo, se le canta e se le suona. Allora, Fiammetta, che tutte le volte mi parla di suo tartufo nero. Il tartufo nero ha questa caratteristica, che certamente è meno profumato del tartufo bianco, il tuber magnato un picco, quello cosiddetto, tra virgolette, di Alba, cosiddetto. E la sua caratteristica è che ha, più che il profumo, una grande croccantezza. Quindi va usato un po' spessino. Infatti spesso si taglia, cioè questo di solito si taglia al coltello. Ecco, c'è la famosa minestra che era stata dedicata a Giscard d'Estaing, che è un brodino, una minestra, con grosse scaglie di tartufo nero racchiusa in una terrina dalla pasta calda, si apriva e compariva. Signori, la storia della cucina... Fronti a metà fatta. Che tra l'altro l'ha provato proprio con Giscard quella sera all'Eliseo, no? Mi ricordo. Che poi quella sera è finita quei piatti in faccia, si diranno, hanno litigato tutti. Hanno litigato tutti. Non parlerei di serate, caro Riccardo Rossi. Parlane altrimenti... quando vuoi, caro il mio Simone Ruggiati. Quando vuoi, parlane. Dopo vengo lì. Volentieri. Da te e da Chiara Maci. Sì. Sentiamo prima cosa fanno qua i nostri concorrenti.
Certo. Allora, noi facciamo. Noi, io. No, parla così il plurale maestatis, fa più figo. Fa Buenos Aires, no? Fa Buenos Aires. No, facciamo degli strangozzi con, adesso mettiamo su olio, aglio e tartufo, e poi facciamo una besciamella leggera con il formaggio. Ok. Mi raccomando, è questo l'elemento principale, quindi sì, abbondate, che non rimanga là. Con questo vacci piano. Sì. Ok? Ok. Prima di passare di là, torniamo un attimo. Lo vedete com'è solare, rilassato, ha un altro mood. Ah, sì. È quello che c'è là. Che ci, noi siamo troppo stressati qui. Mi devo trasferire da Milano. Tu devi fare il cuoco, ti sei sposato, c'hai i bimbi? No, bimbi no. Mm. Per il momento no. Poi insomma, vacci dopo, prima fai un bel bagaglio di esperienza italiana, che insomma, come cucina mica male. E poi dopo magari vai là e ti apri un coschettino, io vengo a farti i mojiti. Che si beve a Buenos Aires? Vino, abbiamo dei vini veramente buoni, sia rossi, vino tinto, che bianchi. Sì, sì. Allora, lui beve vino tinto, noi qua rimaniamo sul milanese. Che stai facendo? Proviamo. Una sorta di milanese? Una milanese, sì. Mm. Una cotoletta alla milanese. Hai messo anche il timo nella panatura? Sì, ho messo anche il timo e il parmigiano. Per dare un tocco di profumo. Hai fatto bene. Come ce lo utilizzi il tartufo? Allora, il tartufo ne triterò una parte da mettere nel carciofo schiacciato, che sarà la base della cotoletta. Se no ho paura che scappa via. E il resto glielo grattugerò sopra. Quindi questa insalatina di carciofi la abbini così, sì, sbollentati nel brodo con la vaniglia. Con della vaniglia e del sale. Mm. In modo tale che io gioco con i profumi. Bisogna essere creativi in cucina, giusto? No, io te lo chiedo perché io devo traslare la tua idea alla giuria, così che possa ritrovarsela poi, sì, nella forchetta. La vaniglia per eliminare quel forte sapore di carciofo. Okay. Pasta all'uovo fatta con 4 uova per 400 grammi di farina e un pizzico di sale. Si stende piuttosto finemente. Dovete fare dei ravioli molto grandi, monoporzione, soltanto uno a testa, mettendo all'interno un tuorlo d'uovo crudo. Tartufo tritato finemente al coltello e ripiegate la sfoglia sopra. Sigillate i bordi in modo che il tuorlo poi possa cuocersi in cottura, quindi nel raviolo mentre cuoce in acqua bollente salata. Lo lucidate facendo sciogliere del burro in casseruola con un pochino di acqua di cottura della pasta e lì aggiungete altro tartufo tritato. Fate questo sughetto profumatissimo dove lucidate, quindi passate semplicemente sopra e sotto i ravioloni e poi li servite lasciandoli molto molto acquosi e cremosi. Semplicissimo, e dentro l'uovo rimane un po' al cucchiaio. Perché mi guardi così basito? No, a posto. Allora, hai messo l'aglio con lo stuzzicadenti in modo da toglierlo facilmente. Qui ci siamo. E hai messo burro? Sì, ho messo un po' di burro, formaggio, latte e farina. No, qua dicevo. Qui no, solamente olio, aglio e il tartufo. Ok. E ricordiamo che il tartufo tende a lasciare il profumo anche e soprattutto se c'è un po' di umidità in padella. Sì. E che è poi quella che ne ha bisogno la pasta fresca per assorbire. Esatto, poi mettiamo la pasta leggermente umida. Un pochino d'acqua. Sì, sì, sì. Trovo fondutina profumatissima. Che ti manca? No. Okay. Chiedete, se manca qualcosa non trovate, non è un aiuto. Allora, domanda di rito che faccio sempre ai nostri concorrenti. Bravo, questa cosa è giustissima. Quando si frigge si ripassa l'olio bollente sopra, mi in modo che bene porti la temperatura, giusto? Personaggio famoso per cui vorresti cucinare? Io sono innamorato fin da piccolo di Irene Grandi. E non so perché. La chiami un attimo. Beh, Irene Grandi, forza. Sarà a Firenze. Sta lì, la chiami. Beh, io col treno ci passo per tornare a casa. Scendi. Di qua per chi cucineremo? Ma io vado più in alto. Non so, tipo un Madonna, una cosa. Ah, una roba sempre? Sì, sì. Riccardo c'ha il numero anche di Madonna. No, se perché mangia poco. No, Madonna è noiosissima, lascia. Non gli va bene niente. Allora, non posso far nomi, però. Irene, bella, come stai? Ciao, ciao. Se, poi mi dici, poi mi dici. E andiamo a Milano i prossimi giorni. C'è un amico mio che. Ok? Ti chiamo dopo, sto lavorando. Ma lo dici dopo, ti saluto. Ciao. A posto? A posto? A posto. Bene, dopo domani. Più che a Milano andrei a Buenos Aires, però
ho assistito a una telefonata tra un famoso stilista e Madonna, live davanti a me, dove parlava metà fiorentino, metà in inglese, il mio amico stilista, e praticamente lei in viva voce, non so come faceva, ma capiva tutto, e lui diceva in dialetto fiorentino, metà inglese, metà fiorentino, metà di tutto, e questa si capiva. Ma di che cosa parlavano? Di quei 150 euro ancora che gli deve dare Madonna? No, stavano discutendo di un altro famoso cantante. Vabbè, è stato abbastanza bella come... E come si chiamava l'altro famoso cantante? È uno un po' figo, piace tanto alle donne. Come si chiama? Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Ah, quindi Madonna parlava male di Lenny Kravitz. No, stai buono, che sennò la telefonata arriva a me dopo. Adesso chiamo Madonna, glielo dica, oh, Simone Ruggiati ha sentito una telefonata. Basta. Allora, mancano pochi secondi, dovete metterlo sopra là, 30 secondi circa. Allora, cruda. Oggi mi divago molto, mi diverto in cucina, però vi ripeto ancora una volta. La milanese panata con l'aggiunta di grana grattugiato nel pan grattato assieme al timo. Fritta in olio. Burro chiarificato. Ok, infatti ti ho chiesto perché non l'ho visto, in teoria è burro. Burro chiarificato, quindi alla milanese, ricetta originale, con l'aggiunta di carciofi sotto sbollentati in un brodo alla vaniglia e tartufo. Però... Stop! Qua invece pasta fresca fatta a mano, tartufo, saltata con tartufo su fondutina di formaggio. È vero. Vai, vai. Dai che me ce la fai, sì, dai, sì, che ce la fai. Grattugia, 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 grattugia. Primo e secondo. Quella verticale, niente. Questo, no. Sì. Mannaggia. No. Niente, la Mannaggia, Buenos Aires, che i ritmi sono diversi. Sì. Dai. Ti ammetta, ti ho salvato il plateau. Stop. Okay. Basta. Tre notti gratis. Sfruttiamola un po' sta posizione, no? Allora, giustamente si parte dal primo piatto. Vabbè, no, meno male, va. Questo non avanza, diciamolo. Hai un soprannomignolo? Un soprannomignolo? Io mi chiamo Giuseppe, in Italia mi chiamano Peppe, a Buenos Aires mi chiamano Pepe. Quindi Pepe. Questo è il mio... Basta, Chiara? Buonissimo. Mangia tutto lei, però. Ti piace, eh? Sì! Gusti belli forti. Buonissima, sicuramente un punto a tuo merito per lo spessore della pasta fatta intanto a mano, rimasta ben grossa, quindi assorbe molto bene, davvero molto buona, ben cotta, ben amalgamata, avevo paura che la fonduta si asciugasse un po', invece è perfettamente cremosa e il tartufo si sente e ci sta veramente bene. Basta, se non si fredda. Mi fate un piatto alla camomilla dopo, per favore, che oggi la vedo dura a gestirlo. Allora Fiammetta, tranquilla, eh? Che a me il tartufo non mi piace. Allora, molto buono. La prima mangia. Mi piace. Lui se vede cremoso lì gli piace. È fantastico. La pasta è fatta molto bene. Il tartufo è generoso. Tu che dici, Fiammetta? Ti piace? Dimmi, dimmi. Probabilmente. Sì, sì. Sbrigati, che si fredda. Pure quella si fredda, mettiamo una cosetta sopra per... Tu devi venire a degustare, non a mangiare. Ma il contratto c'è scritto... Questo contratto cambia ogni giorno. Sì. Pasta fatta in maniera molto interessante, sì, un po' irregolare e quindi piacevole da vedere e più appetitosa. Sento che la consistenza è giusta, molto cremoso. È un ottimo piatto, devo dire che anche il tartufo nero è fatto esattamente come suggerisce la tradizione, cioè piuttosto spesso, con la sua croccantezza e col calore rilascia anche un leggero profumo. L'unico piccolo appunto che posso fare è che l'avrei messa in una fondina e non in un piatto di questo tipo. Stiamo parlando. Allora, io ho già deciso. Allora, dovete sapere, tanto piano piano lo devo dire, che Riccardo Rossi arriva un po' con umore. Cosa stai facendo? Niente, una cosa fuori gara. Vabbè, basta. Basta, basta. Guarda, hanno già votato. Piatto di Fabio. Milanese al tartufo nero con carciofi alla vaniglia. Sono tanti pezzi. Va bene.
tartufo, scusa. Milanese al tartufo grigio, che hai detto? Sì. Grigio. Grigio Milano, sì. Grigio. Sbollentato in vaniglia, ho sentito tutto. I carciofi alla vaniglia. Beh, allora, anche qui una milanese fatta ovviamente molto bene da un milanese, cotta molto bene. Il tartufo è assolutamente un connubio perfetto e sento molto bene la vaniglia, però la sento quasi nella panatura della milanese, quindi evidentemente i carciofi erano subito sotto e sta molto bene il gusto della vaniglia, questo sentore di vaniglia non solo al profumo ma anche al gusto. Non l'hai battuta, vero? La milanese no, no, la vera milanese non è battuta. Grossa. Ho fatto una domanda giusta, domanda giusta. Non l'hai battuta, vero? Impegnativa. Oggi gestirli tutti è difficile. Un po' di carciofi. Tartufo dov'è? Il carciofo? Dov'è? Sì, non prendere la fiammetta. Però. No, no. Ah, era questo, scusa. Allora, mi sembrava rosmarino. Stupenda. Ottima. Ottima panata divinamente. Non sento la vaniglia, va benissimo così. Quindi, un piatto ottimo per tutte le stagioni. Voto 5. Cioè io l'ho dato. Vedo in questo piatto alcuni fondamentali della cucina, e cioè la costoletta con la sua costoletta. La vera. Ecco. Fra l'altro poi, sarebbe fatta fra la terza e la settima, così lo ricordiamo. La terza e la settima, che sarebbe se uno va dal macellaio e la chiede tra la terza e la settima. Questa è stupenda, questa è stupenda, ma lo sapevate voi? Costoletta! Queste sono le cose che ti risolvono la serata. Io adoro tra la terza e la settima. E la settima. Non è l'indirizzo però, eh. Stupendo. A New York. York. Esatto. Allora, possiamo chiamare così un ristorante, terza, settima? T'ho se dato tu la chiedi tra la terza e la settima, sì, il macellaio ti rispetterà di più, certo, e ti darà la costoletta eccellente. Allora, vorrei tornare ai fondamentali. Sì. Quindi la costoletta, lo spessore, perché non deve essere battuta tipo foglio di carta. Io non l'amo neanche troppo alta, questo è lo spessore giusto. La panatura, cioè il burro, che ho sentito che è chiarificato. Sì. Quindi, insomma, ci sono alcuni fondamentali. Carciofi, vediamo. È fatta molto bene. Avrei messo il tartufo anche a fette più spesse. E ora l'accompagnamento. Molto bene, perché devo dire che non sento la vaniglia come tale. Cioè la vaniglia modifica leggermente un po' l'aspro che potrebbe avere il carciofo, però non la senti, quindi lo migliora, senza snaturarlo. Insomma, siete stati proprio bravi. Bravi, un applauso. Comunque. Ho fame. Votate, signori. Dai. Vabbè, tu hai già votato. È carino. Però Mazzo, preveggente pure. Preveggente. Avete mangiato? Avete fatto? Senti, tu Fiammetta dice le cose che dico io, la vaniglia, le cose, hai visto? Tutto a posto. A play, doppio a play, 15 pari. Bravo. Allora, Fabio aveva vinto la prova precedente, quindi scegli ancora. Allora. Tartare o mix alla piastra? Aspetta, questo piatto non l'assaggeranno, ma sarà di presentazione. Allora andiamo sul tartare. È la tartare, il piatto per la prova di presentazione. Tartare, che sia di carne, che sia di pesce, che sia di verdure addirittura. 7 minuti per farlo, avete già tutto di fronte a voi, via! Ci piace, ci piace. Allora, io faccio una tartare di tonno e mettiamo dell'arancia per creare questo contrasto. Un po' siciliana. Sì, quindi. Sì, un po' pesce crudo. Usi capperetto? No, 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 no. Forse lo mettiamo alla fine come... Allora, ricordati che è presentazione. Esatto. Qua, futuro chef? Io sto sul classico di carne, okay. Una tartare di manzo. Provo a mischiare un po' di ingredienti e vediamo cosa viene fuori. In una parte dei pistacchi... Nei pistacchi maciullati. Dall'altra parte del pecorino primo sale a cubetti e nella terza tartare dell'erba cipollina. In entrambe hai messo del filetto d'acciuga tritato. Sì, il tutto condito appunto con sale, olio, pepe, un po' di senape piccante e filetto di acciuga tritato. Ok,
Ricordo anche a te, come ho detto prima, che sì, il gusto e gli ingredienti dentro verranno comunque valutati, però principalmente è la presentazione, quindi la forma, la disposizione del piatto, la scelta del piatto stesso, l'uniformità, la mangiabilità, il colore, la struttura. C'è qualcos'altro? Sì, la forma l'hai detto. La succulenza del piatto. Succulenza, sì. L'invito all'assaggio, Ho detto bene? L'innovazione. Ok. L'invito all'assaggio, cioè, colpisce. Tartar, carne o pesce? Ah, tradizionale di carne preparata al tavolo. Al tavolo. Con tutti i suoi mucchietti intorno, l'uovo crudo magari, e che mi chiedano che cosa voglio. Io, per esempio, se c'è cipollina, dico di no. Ok. Tanti, anzi, quella fatta veramente bene, curata al tavolo, ti chiedono anche se ci vuoi dentro un goccio di vodka. Io sì. Io sì. Sempre. Sempre. Io un po' di Worcester sauce. Worcester sauce. Sì, ti piace con la vodka? Io devo dire che una volta l'ho vista fare. Cosa? Ho visto fare la tartare in un restaurant di Roma. Anche perché tu non esci dal GRA. Come sai. E quindi l'hanno fatta così, appunto hanno chiesto vuole Worcester sauce, vuole la vodka, io mi lasci la vodka, proprio la boccia, e io mi sono preso invece una vagliarda. Ti sei preso la ciucca. Però ho assaggiato poco di quella, mi piaceva, c'è la senape, no la senape, c'è la cosa, c'è la noce moscata, ci mettono, no? La noce moscata. Forse tu la chiedi. Ma quello è il polpettone, no. Scusa. Bravo. No, secondo me la mangio da dopo la vodka, non se la ricorda più. Allora, un po' innovativa invece. Pesce. Pesce, mi pareva. Sì. Pesce scaduto. Tartar di pesce, allora, se dovessi presentarla, farei scampi, fragole e pistacchi. Buoni. Sai che se poi li incidi sopra, gli scampi, sì, che hanno quella sorta di spazio all'interno, sì, quindi se li incidi sopra si aprono tipo alette, sì, e metti le fragoline a dadini sopra, piccoline, sì, piccoline, con un po' di pepe, le metti su un cucchiaio, sì, è un finger food che appena colei, perché è da donna, entra in casa... Fatto? Sì, non buttare nemmeno la pasta. Va bene, questo può essere un... Avete 2 minuti circa. Siete bravi, io vorrei distrarvi in qualche altro modo. Qua abbiamo parlato fino di Buenos Aires, però volevo tornare un attimo indietro. Quando eri a Catania, sì, città stupenda, sì, qualcuno ti ha dato, ti hai avviato alla cucina, cioè ti ha insegnato qualcosa? Mia madre. Mia madre è proprio la classica casalinga disperata, no, di quelle che si sveglia alle 4 del mattino per fare il ragù, che la domenica mattina alle 7:30 la Roma del ragù, quando tu, sì, tornavi dalle tue sfilate, quelle, sì, cose lì, sì, sì, e poi mi faceva tagliare tutti a dadini il formaggio, tutte le cose che a lei non andavano a fare, io stavo lì. Tu lavora, però, sì, mentre, sì, sì, sì. E che, allora, ho letto sulla tua scheda comunque che lavoravi nel campo della moda, sì, pubblicità, così. Sì. Racconta come hai fatto a disintossicarti. Non ne potevo più perché troppo di corsa. Infatti ho scelto un paese come il Sud America perché ho bisogno dei miei tempi. Basta, la mattina svegliata. Ma lavoravi a Catania o magari? No, io ho vissuto 15 anni a Roma, lavoravo qui a Roma. Ah, ok. Peccato, quel posto di lavoro l'avrei preso volentieri. Capisco che dopo un po' i ritmi impegnativi, tu lo sai che ti stai infilando in un tunnel lavorativo, sì, è bellissimo questo lavoro, però comporta sacrifici, soprattutto in una città come Milano. Che già è un sacrificio di per sé. Sì, però se non hai la passione questo lavoro è impossibile da fare, quindi è una scelta di vita. Ti sto caricando, non era una roba depressiva. Sì, sì, sì. No, conosco Milano, ci vivo, ti ringrazio per questo tuo consiglio di cambiare mestiere prima di iniziare. No. Allora, hai usato le foglie di shiso rosso per fare la base, dei germogli intorno, le tre tartar con la base, parte croccante di Carasau. Sì. Avete 5 secondi. 3, 2, 1, sì. Stop. Bravi, anche con i tempi. Bravi. Tonno rosso, ammazza, e bravi. Filetto di manzo. Per voi, pubblicità.
puntata, gran punteggio, gran piatti. Siamo quasi al total and play. 29 a 28 per Fabio su Peppe. Un punticino solo. L'ultimo tema era presentare una tartare. Peppe, allora, l'ha interpretata con il tonno. Questo è il piatto che io ordinerei immediatamente, non solo per l'accostamento di sapori, ma anche a livello di presentazione. Secondo me è molto, pur nella sua semplicità, è molto ben curato. Cioè, apprezzo il fatto di non aver voluto strafare con troppe cose nel piatto che normalmente si vede nelle presentazioni. Pochi ingredienti, il tonno, l'arancia e il sedano, sì, a parte il sedano. È bellissimo, estremamente bello, anche con colori che secondo me si abbinano perfettamente, e semplice anche la scelta del piatto, assolutamente perfetto. Spesso si usa il vetro sul crudo. Infatti questo è il piatto che rispetta le regole di cuoche e fiamme quando noi le diamo, ma perché non fanno una cosa più semplice? Perché noi... questo è proprio lo straight, è il piatto mangiabile anche, che richiede, cioè... esatto, che richiede proprio la giuria di cuochi e fiamme, quindi questo piatto diciamo che è inattaccabile. Ovviamente è ovvio che nella fritta qualche pezzettino è scomposto, il taglio non è proprio al laser, ma insomma è fatto in 10 minuti, è un miracolo. Sì, magari anche lì ho spostato qualcosa, sì, io sì, portandoli. È un miracolo. Mi sembra abbastanza preciso. È molto bello, è molto bello. Complimenti. Questo è il piatto che tutti si vedono, si vorrebbero vedere servire in quei ristoranti dove va un pubblico importante, magari di professionisti, che vuole mangiare al ristorante le cose che mangerebbe a casa, un po' più leggere e un po' diverse. Questo comunica una grande freschezza, dice subito quali sono gli ingredienti, c'è anche la freschezza dell'ingrediente medesimo, questo filo di olio lo rende più appetitoso, e poi c'è l'arancio che io proprio mangerei insieme un boccone dopo l'altro. C'è il succo nella tartare? Sì, sì. Ecco, per la nota di freschezza. Riporta l'ingrediente visivamente. Fresh! Fabio ha usato la carne in 3 versioni, tutte condite comunque con senape piccante e filetto d'acciuga, e poi capperi, primo sale, no, pistacchi, primo sale, scusa, e erba, sì, capperi in fondo, pistacchi, primo sale. Allora qui siamo su tutt'altro genere e allo stesso tempo però rimane un piatto splendido anche questo, nel senso non solo nella struttura estetica del piatto, ma anche nell'idea di mettere ad esempio il pane carasau, che a me personalmente quando mangio la tartare di carne piace molto mangiarla con un companatico, proprio con il pane, quindi l'idea del carasau che dà anche la croccantezza è molto carina. Come colori ci siamo su tutti quanti i colori, e la scelta del piatto bianco anche qui è ottimale, è molto bello, è molto curato anche questo. Bravi entrambi. Questo lo conosci, vero? È il basilico blu. Riprova. Acero. Leccio. Platano. Platano nano. Sciso. Eh? Allora, amici, questo è il piatto di un uomo che secondo me da grande vorrebbe fare lo chef. Proprio me lo sento, proprio me lo sento. Bravo. Quindi è un piatto realizzato molto bene, con una grande maestria, ed è un piatto, scusa Fiammetta se te lo dico, molto difficile da fare. Molto, perché noi abbiamo visto altri piatti congegnati in questo modo, ma con questa abilità, cioè di manine febbrili che compongono tutto questo, è molto difficile, secondo me. Sì, per uno che butta lì è già una roba astratta. Sì. C'è molta cura nella presentazione, ma anche nel pensiero. Secondo me sembrano dei sampan. I sampan, io so benissimo cosa con la velettina, con le vele, con questa vela che potrebbe essere una vela latina o comunque una vela orientale, con queste foglie che danno una nota di colore orientali. Orientali per l'appunto, e anche qui abbiamo dei germogli che sono un altro richiamo all'Oriente, e quindi la carne cruda, che di solito è una cosa che può essere anche un po' impressionante da vedere, diventa anche poetica. Per chi non lo sapesse a casa, è un tipo di imbarcazione classica. Il sampan. Signori miei, votiamo. Adesso un po' di
Tensione e concentrazione, soltanto un punto di differenza. Avete votato il piatto di Peppe, adesso votate quello di Fabio. Ancora pari, 14 pari. Rimani un punto in vantaggio e vinci. Tu ti porti a Milano il kit di cuochi e fiamme che ti servirà. Ci siamo già capiti. Venite con me che mangiamo un po' tutto. Bravi. Prima di andare a Buenos Aires. Voi non andate da nessuna parte, rimanete qua perché domani torniamo con cuochi e fiamme. Grazie. Bravo, complimenti. Grazie. Lui è fantastico. Avete mangiato tutto voi?